Buona domenica. Oggi, 16 ottobre, è la 29esima domenica del tempo ordinario. Si parla di preghiera oggi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: "Fammi giustizia contro il mio avversario". Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: "Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi". E il Signore soggiunse: "Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?" Nel Vangelo di Luca sono riportati molti insegnamenti di Gesù sulla preghiera, a partire da tanti racconti in cui è Gesù stesso a pregare con impegno e con insistenza. L'Evangelista Luca vuol testimoniarci che Gesù era così convinto del valore della preghiera che non solo con le parole, ma anche con l'esempio ci ha insegnato che dobbiamo pregare. La nostra logica moderna, invece, tutta presa dall'efficienza pratica, dai risultati materiali, dal nostro pensiero che è convinto di saper affrontare tutto e fare tutto da solo, non valuta la preghiera. Davanti ai problemi cerchiamo di risolverli con la forza del denaro, del potere, dell'intelligenza. Chi crede oggi nella assoluta necessità, prima di tutto, di pregare Dio? La preghiera è spesso sentita come un fatto accessorio, come qualcosa che si fa quando non c'è nient'altro da fare, non come il primo passo dell'azione cristiana. Ci si rivolge a Dio come se fosse l'ultima spiaggia, nella convinzione che quando abbiamo finito tutte le strade, proviamo con la preghiera, ma sotto sotto ci crediamo poco. Il Vangelo di oggi invece ci ricorda che il cristiano deve cominciare ad agire pregando, invocando l'azione di Dio, perché la nostra azione può solo essere il completamento della sua azione, che è quella che veramente salva. Soprattutto nella difficile lotta contro il male e contro il peccato, prima di tutto è importante mettere le mani giunte e pregare. L'uomo di oggi, ma anche il cristiano di oggi, deve nuovamente imparare che non è lui a salvare il mondo, ma che è il Signore che salva. E per questo la sincerità della nostra fede e la sua profondità si riconosce dall'intensità e dalla continuità della nostra preghiera. Questo è l'insegnamento della vedova del Vangelo. Come lei, quanto più siamo convinti che è Dio che ci salva, tanto più la nostra preghiera sarà insistente ed incessante. Quanto meno crediamo nella potenza della preghiera, tanto più abbandoneremo velocemente il tempo della preghiera, dell'intercessione, per gettarci in un'attività che cerchi in qualche modo di risolvere il problema. Smetteremo di pregare per
per fare cose più utili, come diciamo. Secondo la nostra logica, la vedova avrebbe dovuto impiegare il suo tempo magari andando a lavorare o mendicando, cercando con i soldi di acquisire quel potere o quella sicurezza che le permettevano poi di ottenere il risultato che sperava. Ma lei invoca e prega e ci insegna che questa è la via. Gesù sa che questo tipo di fede non è così facile da trovare e nota sconsolato: il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Certo, se non troverà nessuno a pregare, vuol dire che la fede non c'è, perché il primo segno della presenza della fede nella vita di una persona è la preghiera. E oggi forse di fede ce n'è davvero pochina, perché è piuttosto raro trovare persone che pregano con tutto il cuore, che pregano con insistenza. Cerchiamo di rimotivare nella nostra vita la convinzione profonda che la preghiera ci salva.